Siamo con Andrea Vitali nella sua Bellano. Andrea Vitali, scrittore ormai da 2 milioni di copie. L'ultimo libro è Il meccanico Landrou, una storia anche questa ambientata nel suo paese. Chi è il meccanico Landrou? Ma il meccanico Landrou è un personaggio realmente esistito, almeno secondo un aneddoto che mi è stato raccontato. È un meccanico per macchine tessili che nel 1930, gennaio, giunge a Bellano per revisionare le macchine del cotonificio e da lì inizia la sua avventura bellanese. È straniero, da dove viene? Viene dal Triveneto, appartiene a una di quelle compagnie girovaghe di meccanici che giravano appunto per cotonifici, opifici, per sistemare le macchine e la sua avventura appunto comincia a Bellano. Quindi, e comincia e finisce a Bellano. Per un bellanese è uno straniero, lo straniero porta scompiglio quando viene a cambiare la vita della comunità, è così? Sempre, forse oggi un po' di meno perché siamo più abituati all'arrivo di genti straniere eccetera, però sicuramente negli anni 30, in quegli anni lì, l'arrivo dello straniero era una cosa, era anche un evento, una novità, una cosa che creava un po' di curiosità, un po' di paura e poi dopo creava anche dei problemi di adattamento come capita con il meccanico Landrou. Quindi è visto come qualcuno che porta a cambiare le consuetudini di vita tradizionali del paese, visto un po' come un nemico, come sì, da taluni visto come un nemico, come un pericolo, da talaltre direi visto anche invece come il bel giovane, come un'opportunità da sfruttare a fondo. Senti Andrea, per aver ambientato tutte le tue storie sul lago, tu sei stato paragonato con molti scrittori che ritengono che da un microcosmo si possa spiegare il mondo, il macrocosmo, quantomeno dare un esempio universale, è così? Ma io sono tuttora convinto di sì, sarà forse per il fatto che sono nato, cresciuto, mi sono quindi anche educato in questo piccolo posto, ma sono convinto che l'osservazione del microcosmo ti porta a capire anche il macro e sono convinto altresì che cioè, tutto ciò che accade qua è riproducibile ovunque. Quindi che sia in piccolo o in grande se vuoi, ma proprio l'immagine riflessa di quello che capita nel mondo vasto, grande. Vizi e virtù degli uomini sono universali. Assolutamente sì. Tu sei stato paragonato per questo spesso anche a Piero Chiara, però adesso a me viene in mente un altro scrittore che ti si può accostare per la prolificità, che è Simenon. Tu scrivi ormai quanti libri? 2 all'anno? Una quantità inesauribile di storie da raccontare. Beh, cioè, l'hai detta giusta tu, la quantità di storie da raccontare è inesauribile. Il fatto, la mia fortuna è quella di essere nato proprio in un posto che ha un magazzino di storie da raccontare difficile da esaurire. E mi piace molto il fatto di essere stato avvicinato diciamo, a Simenon, anche se la distanza tra me e lui è incolmabile, e mi piace anche citare un altro grandissimo scrittore al quale anche tu sei particolarmente affezionato, che è Giovannino Guareschi. Giovannino Guareschi, anche lui raccontava un mondo piccolo. Un mondo piccolo, però che è un mondo che è esportato ovunque, cioè dappertutto. Infatti Guareschi ha tradotto in tutto il mondo ancora adesso. Non solo tradotto, ma anche letto e continuamente venduto, e questa è una cosa che dà felicità al lettore. Senti Andrea, tornando al discorso del forestiero che viene a turbare una comunità, oggi viviamo nell'epoca della globalizzazione come mai nella storia, stranieri, immigrati eccetera. Questo avviene in un paese come l'Italia che è tradizionalmente un paese di campanili. Qua siamo sulla sponda lecchese del lago di Como e sappiamo che rivalità c'è con i comaschi, no? Quindi già un comasco è visto come un forestiero. Questo secondo te è un freno allo sviluppo, all'integrazione, gli italiani non sono ancora pronti ad accogliere le diversità, ci sono paure eccessive? Ma non credo, cioè io credo che il vivere di campanilismo oggi sia ormai diventato una sorta di spezia, cioè una cosa che dà un po' di sapore alla vita, cioè non esiste più la rivalità dei tempi andati in cui veramente ci si prendeva a sberle o a calci proprio per questioni di campanile. Credo che oggi il campanilismo sia praticamente un'eredità che fa divertire, che fa sorridere, e ritengo che tutto sommato per quanto riguarda anche quello che io posso osservare nel piccolo siamo pronti ma da tempo ad integrarci insieme agli altri e alle altre culture. Non siamo un paese razzista quindi? Io non l'ho mai verificato, tranne che sui libri di storia e in periodi abbastanza brevi, ma allo stato mi sembra assolutamente di poter dire di no.
Come cogli tutte queste storie del tuo paese che diventano poi narrativa, romanzi? Come le rubi? Vai a cercarle sui libri, le vedi nella gente che ancora oggi frequenta il paese? Ma prevalentemente ascoltando, ascolta il mio inizio narrativo, quello del procuratore, è stato proprio, è avvenuto ascoltando un ricordo di mio padre. Io poi ho proseguito su questa strada dell'ascoltare, anche dell'incitare al racconto, così per rubare degli aneddoti che hanno in sé un nucleo narrativo importante. Lo stesso meccanico Landru deriva proprio da un ricordo giovanile di una mia vecchia zia che ormai non è più e che lavorò tutta la sua vita in un opificio che non era il cotonificio, era una filanda, però che mi raccontò appunto la storia, l'aneddoto relativo al meccanico Landru, da cui poi è derivato questo romanzo. Ecco, le tue storie di Bellano sono quasi tutte ambientate negli anni prima della guerra, no? Quando la vita del paese ruotava attorno a pochi personaggi, il maresciallo, il segretario del partito, il parroco, il Sì. medico. È ancora così? Sì, è ancora così, fatte le debite differenze, nel senso che tu parlavi prima di globalizzazione, ovviamente questo effetto si è sentito anche qui. Il paese non è più chiuso all'interno dei suoi confini come era allora, come era negli anni 60-70, quando io ero molto più giovane, quindi si tendeva a vivere molto di più all'interno dei suoi confini. Oggi abbiamo ovviamente uno sguardo proiettato all'esterno. Certe figure hanno perso un po' di smalto, però devo dire che resistono comunque. Come tu dicevi, il maresciallo, il prevosto, il dottore, eccetera, sono comunque sempre figure di riferimento, meno importanti rispetto a un tempo, però lo sono ancora. Ecco, per chi non lo sapesse, Andrea Vitali è anche una di queste figure perché è il medico di Bellano. Uno dei. Uno dei, una volta c'era il medico condotto, adesso ce ne sono più di uno. Tu qua in paese sei adesso lo scrittore Andrea Vitali o Sciurdu Tour come una volta? Ma allora, Sciurdu Tour non lo sono mai stato, nel senso che essendo nato, cresciuto e vissuto qua, quando mi chiamano dottor Vitali, io non riesco neanche a, non mi giro neanche perché non capisco che chiamano me. Io sono l'Andrea, o al massimo, se qualcuno mi vuole gratificare del titolo accademico, sono il dottor Andrea, però ecco, arriva alle fin lì. Per cui per la maggior parte dei miei compaesani assistiti, io sono l'Andrea esattamente. E come tale voglio che mi riconoscano, perché è giusto, io qui ho un ruolo, cioè, diciamo, importante, anche serio, non come lo scrivere, che è quello, diciamo, del fare il medico, e quindi preferisco che mi vedano come medico piuttosto che non come scrittore. Non hai mai pensato, visto il tuo successo come scrittore, di abbandonare la professione di medico? Ma direi di no, perché in relazione, cioè in considerazione del fatto che un lavoro serio in vita ci vuole, quindi il lavoro del medico me lo Te tengo, lo tieni. sì. Senti, chiudiamo con un omaggio alla cosa che forse tu ami di più, che è il lago. Oggi è una giornata di foschia, con le nubi basse, il lago grigio. Molti pensano che questo sia un paesaggio deprimente, Sì. triste, malinconico. Per uno che vive qua, invece com'è? Ahimè, sì, in effetti io concordo con te, molti pensano che, cioè, sul lago uno viene o a suicidarsi o a morire, oppure ci vengono i cornuti a grattarsi le corna. E invece quella che abbiamo alle spalle è una delle più belle giornate di lago, non forse per il Questo è freddo vero. che fa, ma è veramente una giornata che invita alla contemplazione, anche al riflettere, al pensare. Certo, bisogna starci per capirlo, perché se no altrimenti uno coglie solamente la foschia, il freddo, l'umidità e se ne va. Tu non te ne andresti mai da qua. Assolutamente no, non mi è neanche mai venuto in mente, non mi ha mai sfiorato il pensiero. Grazie ad Andrea Vitali. Grazie a te.